Eccellenza, siamo nell'anno del centenario delle apparizioni di Fatima, che verrà celebrato, diciamo, fra qualche giorno, nel momento in cui stiamo ora parlando qui a Roma, parlando qui a Roma, ma il centenario verrà ovviamente celebrato a Fatima dal Papa. E stanno uscendo molti libri su questo argomento, qualcuno l'ho pubblicato anch'io, quello di Marco Tosatti. Lei come vive questo centenario, cioè l'importanza di questo messaggio? Ma io sono stato proprio poche settimane fa a Lisbona, dopo tanti anni, perché io ho lavorato nell'Annunziatura di Lisbona alla fine degli anni Ottanta. E sono stato a Lisbona, dunque non ho mancato di andare a Fatima perché penso che per questo centenario dovevo almeno recarmi in questo luogo di benedizione, di preghiera, di sacrificio, di apertura alla grande causa della pace nelle sue varie dimensioni, pace con Dio, pace con gli altri, pace con se stessi, pace, direi, con il mondo, con la creazione. E dunque ricordo che proprio a Fatima, quando facevo servizio colà, eravamo con il nunzio di allora, eravamo nel santuario per cercare di celebrare la giornata che era specialmente importante quel giorno. E proprio al momento per andarcene, abbiamo avuto la notizia dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II e ricordo che dissi al nunzio, che già si apprestava con me a rientrare a Lisbona, dissi: meglio preparare qualche cosa qua, perché quando arriviamo in nunziatura troveremo la stampa, come è la stampa, subito pronta ad ascoltare e a interrogare, domandare qualche cosa che venga da parte della Santa Sede, cioè dal rappresentante della Santa Sede in Portogallo. Non era molto convinto il mio nunzio a quel tempo, in ogni caso io ho preparato qualche cosa e in effetti, ben giunti in nunziatura, c'erano i giornalisti che hanno chiesto, c'è stata una piccola conferenza stampa e quello che devo dire che appunto fummo da là capaci o atti o considerammo conveniente fare questo legame tra la celebrazione a Fatima e questo attentato a Giovanni Paolo II proprio il giorno delle apparizioni. Dunque un ricordo legato a Giovanni Paolo II che ebbe certamente sua capacità di intervenire per quanto riguarda una spiegazione, per quanto riguarda la capacità dunque di mantenere vivo il messaggio. Messaggio che, come direi tutti i messaggi mariani, vanno al Vangelo. Cosa ci dice la Madonna? Ci dice soprattutto di vivere il Vangelo di Gesù, che bisogna pregare, che bisogna offrire i nostri piccoli grandi sacrifici in comunione con il Signore, la realtà del corpo mistico, la responsabilità nei confronti della salvezza dei nostri fratelli, oltre che della nostra salvezza, la capacità di riflettere sui destini eterni di ciascun uomo e di ciascuna donna. E quella che si chiama l'apocalittica che può entrare nei messaggi e che deve essere interpretata, e ripeto, il messaggio come è stato interpretato
Io penso che lo dobbiamo perlomeno conoscere e dobbiamo cercare di meditarci su, soprattutto per essere inglobati in questo movimento centenario che è il ricordo di quanto Mariana è la Chiesa, è l'icona della Chiesa, no? È la madre della Chiesa, la decisione di Paolo VI, dopo la realtà della discussione, se inserire lo schema di Maria Vergine nella realtà dello schema della Chiesa, far capire che però ha un titolo particolare, Maria è Chiesa, nel senso che è la madre della Chiesa. Dunque è la dimensione mariana che va in genere insieme con la dimensione della visione del Vescovo di Roma. Sono due caratteristiche del cattolicesimo che credo non possiamo tralasciare, perché sennò perdiamo questo che è una identità. Anche il Papa recentemente in Egitto ha proclamato come il primo dei tre orientamenti per il dialogo l'identità, avere una propria identità. Dunque ci deve essere anche un impegno, uno sforzo per avere la nostra identità cattolica che ha delle sue caratteristiche. Penso che c'è un genio del cattolicesimo che è quello soprattutto di mettere insieme cose che altri magari distinguono e separano. Invece la realtà del cattolicesimo è quella di mettere insieme, il famoso combinarsi di et, che è stato anche ricordato in concilio proprio da un rappresentante dei nostri fratelli luterani, il quale esortava i suoi confratelli di non perdere di vista quello che lui chiamava il genio del cattolicesimo, che è proprio questo, di mettere insieme. Del resto il concilio cosa è stato? Di mettere insieme due tendenze importanti che possiamo identificare, maggioranza e minoranza, con estremità che hanno avuto poi difficoltà di continuare in questa via insieme, perché ciascuno è andato al concilio, ha preso il concilio quello che lui ha portato al concilio, sia di una tendenza sia dell'altra, e quindi la difficoltà di mantenere questo dialogo anche importante all'interno della Chiesa. Dunque questo è, penso, un elemento che dobbiamo tenere presente e che è frutto anche della riflessione che potrà sorgere da questa celebrazione centenaria.